L'oggetto numero 3 è una interrogazione presentata il 3/11/2015, rivolta all'assessore Barberini, ad interrogare, a presentarla il consigliere Squarta, omessa attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 21/11/2014, numero 21, norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, responsabilità di tale omissione, eventuale sussistenza della possibilità da parte della Giunta regionale di garantire che agli adempimenti omessi venga dato corso entro il termine massimo di 15 giorni. Informazioni della Giunta stessa. Prego, consigliere Squarta. Grazie Presidente. Premetto che la legge regionale 21 del 2014 è entrata in vigore, appunto che ha ad oggetto il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, è entrata in vigore l'11 dicembre del 2014. È norma con cui l'Assemblea legislativa ha adottato misure volte a combattere il gravissimo fenomeno della ludopatia della nostra regione, prevedendo nella legge scadenze a 30 giorni, 11 gennaio 2015, 60 giorni, 11 febbraio 2015 e 6 mesi, 11 giugno 2015, dalla data di vigenza della norma per l'attuazione delle misure previste dall'esecutivo. L'unico atto adottato ad oggi dalla Giunta, ricordo che la legge dell'11 dicembre 2014, è del 7 maggio 2015, una delibera della Giunta a distanza di ben 5 mesi dall'entrata in vigore della norma, nella quale appunto si ragionava ancora della costituzione del gruppo di lavoro che avrebbe dovuto attuare gli adempimenti, che ad oggi, a distanza di questi mesi, ancora non ha prodotto nessun atto necessario. Rilevata pertanto l'omessa attuazione della suddetta norma in tutte le sue disposizioni, e precisamente la prima, la Giunta ha omesso di predisporre il marchio No Slot, che attesta appunto l'assenza di apparecchi per il gioco lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco, impedendo di fatto ai comuni di rilasciare il marchio agli esercenti aventi diritto, i quali potevano avere come agevolazione, lo sapete tutti, la possibilità di una riduzione dell'aliquota IRAP del 0,92%. Che a decorrere, tra l'altro, la legge prevedeva dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018. La predisposizione del marchio No Slot e la sua regolamentazione andrà effettuata entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge, 11 febbraio 2015. La Giunta inoltre ha omesso di effettuare la rilevazione della presenza delle sale da gioco e dei locali in cui vi sia offerta di gioco lecito e con vincite di denaro sul territorio regionale, in collaborazione con i comuni. Anche qui i tempi erano 30 giorni e sono stati completamente disattesi. La Giunta regionale ha omesso di disciplinare con proprio atto, inoltre, le modalità attraverso le quali vengono attivati i corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco. Anche qui l'atto doveva essere adottato entro 6 mesi dalla entrata in vigore. Quindi, soprattutto avendo visto anche i recenti fatti di cronaca con i reati di associazione delinque e riciclaggio connessi a queste attività e visto la totale assenza della Giunta in materia, interrogo appunto l'assessore competente per capire i suoi intendimenti, visto il fatto che ad oggi sono state solo chiacchiere e nessun fatto. Grazie consigliere Squarta. La parola all'assessore Barberini per la replica. Sì, ringrazio il consigliere Squarta per aver rappresentato questa situazione. In effetti la legge regionale 21 2014 affronta in maniera complessiva il sistema, il problema del gioco d'azzardo patologico. È un fenomeno che la legge ha chiaramente provato a porre rimedio e non sfugge però al consigliere Squarta che tra l'entrata in vigore della legge e l'applicazione con i regolamenti attuativi c'è stato in mezzo un periodo che è sostanzialmente il periodo della campagna elettorale, quindi anche la formazione della nuova giunta e tutti gli atti conseguenti che ne derivano. Comunque la Giunta regionale con delibera dell'11 maggio
ha effettivamente costituito questo gruppo di lavoro, un gruppo di lavoro particolare che vede la collaborazione non solo delle diverse direzioni ma anche dei tanti soggetti, penso alle ASL, penso alle forze di polizia, penso ai comuni che in qualche modo sono coinvolti in questo fenomeno. Le proposte operative sono, il gruppo di lavoro ha lavorato in maniera molto, molto veloce e puntuale e ha prodotto un lavoro estremamente importante che dà attuazione a tutti i principi della legge che abbiamo approvato alla fine del 2014. I risultati del gruppo di lavoro rispetto a quanto dice il consigliere Squarta sono stati approvati dalla giunta regionale con delibera 1246 del 29 ottobre 2015. Nella sostanza, che cosa ha istituito con l'approvazione di questo protocollo? È stato attivato il numero verde regionale per il gioco d'azzardo patologico attraverso un progetto affidato per la realizzazione operativa al centro di riferimento regionale. È stata avviata e si darà corso, diciamo progettata, si darà corso nei prossimi mesi alla campagna di comunicazione Umbria No Slot, secondo un progetto dettagliato mirato a sensibilizzare i cittadini riguardo al rischio della dipendenza di gioco d'azzardo. È stato adottato il marchio regionale No Slot previsto nella legge, con le finalità di rendere visibili in modo immediato quegli esercizi che non utilizzano apparecchi per il gioco. È stato avviato un corso di formazione sul tema del gioco d'azzardo patologico rivolto agli operatori sanitari e al mondo del volontariato. Questo corso verrà fatto, si terrà entro la fine dell'anno presso la Scuola Umbria di Amministrazione Pubblica. Il consolidamento inoltre del sistema di intervento sociosanitario per la dipendenza da gioco d'azzardo, la cui costruzione è stata avviata con l'istituzione del centro di riferimento regionale per il trattamento del gioco d'azzardo patologico, sarà potenziato attraverso la messa in rete e la presenza di altre strutture nel territorio regionale. Ancora sono stati definiti e dovranno essere sottoscritti, perché puntualmente previsti nella delibera, anche i protocolli per la valorizzazione del volontariato per la lotta contro questo fenomeno. È stato inoltre definito uno schema di protocollo operativo che coinvolge, oltre alla Regione, le prefetture, le forze dell'ordine, l'ANCI, la Fondazione Umbra contro l'usura, il Corecom e l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sostanzialmente si risponde a tutto quello che è stato puntualmente previsto nella legge. Per quanto riguarda la individuazione dei punti dove è possibile giocare, dove ci sono queste strutture, queste slot, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha messo in rete tutti i luoghi dove sono installate. Che cosa non è stato fatto? Non sono stati fatti, le criticità di questa legge. La prima è stata rappresentata da alcuni comuni, non è esattamente definito la distanza entro la quale possono essere installati nuove sedi. Alcuni comuni hanno rappresentato la necessità di intervenire giuridicamente in modifiche, di intervenire, e quindi vi è questa necessità di rivedere la normativa, così come vi è la necessità di rivedere la normativa in materia di riduzione dell'aliquota IRAP, perché si arriverebbe alla concedere l'agevolazione dello 0,90% anche ai soggetti che formalmente non hanno installato macchine no slot. Basterebbe nella sostanza mettere l'adesivo con il no logo per ottenere l'agevolazione tributaria per 3 anni. Quindi si sta pensando ad una nuova modifica normativa che permetta questa agevolazione ai soli soggetti gestori che tolgono le macchinette no slot. Consigliere Squarta. Sì, grazie. Apprezziamo questa inversione di marcia su questo tema. Spero però, Assessore, che
queste parole non rimangano al vento, ma ci sia veramente la consapevolezza e la determinazione di portare avanti questo tema che affligge soprattutto le popolazioni più deboli, le fasce sicuramente che sono in maggiore difficoltà. Condivido anch'io questo aspetto dello 0,92% di detrazione, però anche noi vi vigileremo affinché veramente questa legge, vista l'importanza, non rimanga nei cassetti. Grazie. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto numero 5, sempre riguardante l'assessore Barberini. A presentare l'interrogazione il consigliere Solinas, intendimenti della Giunta regionale ai fini della verifica della legittimità amministrativa delle procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di struttura semplice adottata dall'azienda ASL numero 2. Grazie Presidente. Con questa interrogazione ho voluto sollecitare l'attenzione dell'assessore Barberini della Giunta su un percorso deliberativo attuato dalla ASL numero 2 negli ultimi mesi che può risultare incongruo. Perché? Perché di fatto disattende un pochino quello che era stato, che è stato concordato. Noi sappiamo come c'è una premessa a questo fatto, che in una delibera della Giunta regionale del 29 luglio del 2013 dice che il piano aziendale di organizzazione dei dipartimenti, delle unità operative semplici, dipartimentali e semplici normali, deve essere concordato con la Regione, cioè tutto quello che è l'organizzazione dell'azienda sanitaria deve rientrare nel piano, diciamo, di programmazione sanitaria che vede l'Umbria con una visione complessiva, diciamo, e quindi di fatto l'atto aziendale deve essere approvato dalla Giunta regionale. Bene, questa nell'ASL 2 si è verificato che è stato presentato un atto aziendale all'assessorato che lo approva il 4 ottobre 2015, nel quale non erano ancora di fatto contenuti gli atti tesi all'organizzazione, alla nuova organizzazione dei dipartimenti e delle unità operative dipartimentali, che tra l'altro deve essere sottomessa alla nuova legislazione nazionale di fatto. Quindi successivamente la ASL numero 2, la direzione aziendale, decide di aumentare i dipartimenti aziendali, aumentare le strutture semplici da 43 a 60, con l'intento anche di riorganizzare, penalizzando alcune aree. Faccio l'esempio dell'alcologia, che viene di fatto soppressa, viene spezzettata l'oncoematologia. Insomma, ecco, di fatto io non è che metto in discussione l'autonomia delle aziende sanitarie, questo è ovvio, perché ogni azienda ha una sua. Però se è vero, come io credo e spero sia vero, che è la Regione e l'assessorato che detta le linee programmatiche, detta l'organizzazione complessiva della nostra assistenza sanitaria in Umbria, è chiaro che le aziende sanitarie devono attenersi a questo. Quindi brevemente, poi c'è la questione della duplicazione dei dipartimenti, non si è tenuto conto del parere del Consiglio dei Sanitari che è stato di fatto non più attivato, e si è tenuto conto, non è stata fatta la conferenza dei servizi. Quindi insomma una procedura un pochino forzata, diciamo. Ecco, vorrei sapere dall'assessore le sue considerazioni, quello che pensa di questo. Assessore Barberini, a lei per la replica. Cercherò, Presidente, di rispettare i tempi, anche se quando le materie sono così complesse è veramente difficile poter rispondere in due minuti. Nella sostanza, la ASL Umbria 2 nasce a seguito della fusione di due preesistenti aziende territoriali. Le aziende territoriali, la ASL numero 3 aveva 9 dipartimenti, la ASL numero 2, o meglio la numero 3 9, la numero 4 ne aveva 8. In sede di costituzione, ai fini di una riorganizzazione, i dipartimenti, che quindi complessivamente erano 17, passano ad 11 dipartimenti. L'atto cui si fa riferimento mantiene quegli 11 dipartimenti, ma varia anche però all'interno dei dipartimenti già istituiti, viene variata la composizione dipartimentale limitatamente alla componente delle strutture semplici.
in alcuni ambiti con carattere attraverso una riduzione di strutture semplici dipartimentali, in altre di adeguamento di denominazione delle medesime e in altre di connotazione a valenza dipartimentale di strutture semplici. Tale variazioni, le sto appena rappresentato, il direttore generale della ASL rappresenta che sono state fatte all'interno e previa confronto con i responsabili delle macro articolazioni e con il collegio di direzione. Non sfugge a tutti noi, all'interno di questa riorganizzazione, che sin dal patto per la salute 2010-2012, recepito con legge nazionale 23 dicembre 2009 numero 191 e con una prima delibera della giunta regionale, la 1777 del 27 dicembre 2012, che le strutture complesse debbono, o meglio le strutture semplici, si deve arrivare ad una progressiva riduzione delle strutture semplici. Nella sostanza la norma ci impone di arrivare ad un 30% in più delle strutture semplici rispetto alle strutture complesse. Nella sostanza il rapporto deve essere 1:1,30. La Giunta regionale, con atto con delibera del 22 ottobre 2015, ha dato puntualmente applicazione a questi principi normativi e ha chiesto alle direzioni generali delle ASL di dare completa attuazione di questa riduzione entro il 31 dicembre 2016, così come prevede la normativa. L'atto a cui fa riferimento il consigliere Solinas, tra l'altro, è una prima parte di riorganizzazione delle strutture semplici, perché ancora non è completato il processo, il percorso, e comunque i numeri che sono stati individuati sono all'interno degli standard. Nella sostanza possiamo dire, per sinteticità, che i contenuti dell'atto aziendale appaiono appropriati alla luce delle considerazioni che ho rappresentato e anche in considerazione che viene richiamato per relazionem la delibera della Giunta regionale 1777 del 2012, dove si dà la linea sulla riduzione di queste strutture. Viene rispettato l'iter di approvazione dell'atto aziendale, in quanto sono stati sentiti il collegio di direzione istituito a seguito delle indicazioni contenute nella delibera della Giunta regionale del 10 giugno 2013. È immutato il numero dei dipartimenti, oltre che le stesse denominazioni alla data di istituzione ad oggi. Viene rispettato puntualmente la direttiva e gli standard previsti dalla già citata delibera della Giunta regionale 1777, infatti gli incarichi dirigenziali attribuiti ai dirigenti delle preesistenti aziende sono attualmente scaduti e si sta ora costruendo e assegnando con specifiche determinazioni l'articolato degli incarichi dirigenziali e delle responsabilità gestionali. Spetta comunque al direttore generale, con separati atti, dare attuazione a principi e criteri generali contenuti nell'atto aziendale, assicurando ovviamente l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda. Prego, consigliere Solinas. Bene, grazie, mi ritengo soddisfatto della risposta dell'assessore. E conoscendo il suo buon senso e la sua preparazione, lo sollecito a tenere d'occhio, diciamo, all'eccessiva autonomia a volte che si verifica nelle aziende sanitarie, si è verificata soprattutto negli ultimi anni, e quindi verificare la copertura dei servizi nei bacini di utenza dei nostri territori regionali, e in particolare mi riferisco anche alla questione dell'alcologia, che di fatto sembrerebbe soppressa, mentre invece è un servizio che peraltro è normato e richiesto anche dalla legislazione nazionale. Grazie. Bene, passiamo adesso all'oggetto numero 7. A presentare l'interrogazione il consigliere Carbonari, che interroga appunto l'assessore Bartolini. Spese sostenute dal Presidente della Giunta regionale per missioni e rappresentanza nella scorsa e nell'attuale legislatura,
tempi previsti perché vengano poste in essere le misure di trasparenza di recente annunciate dal Presidente della Giunta medesima, informazioni al riguardo. Consigliere Carbone. Grazie Presidente. Tenendo conto che, considerando che appunto l'attuale giunta regionale è presieduta sempre dal Presidente della Regione Catiuscia Marini e che in diverse occasioni si è impegnata in vari provvedimenti e in particolare con la legge regionale del 30 marzo 2011, la numero 4, a realizzare una razionalizzazione della spesa pubblica, cosiddetta spending review, tra gli altri la riduzione del 50% delle spese per missioni mediante una modifica della DGR 812 del 2010 e la riduzione dell'80% delle spese per consulenze, per le azioni pubbliche e convegni. Tenuto conto anche che nella ultima relazione sottoposta all'attenzione della prima commissione consigliare si continua a ribadire il concetto che questa amministrazione si muove anche nella fase dell'assestamento sulla base della razionalizzazione e contenimento delle spese, considerando quindi, come dicevo in premessa, che l'attuale giunta regionale è sempre sotto la direzione della Presidente Catiuscia Marini e che si è impegnata anche nel documento del Presidente della Giunta regionale recante Umbria 2020, linee programmatiche 2015-2020 nella sezione riforme della pubblica amministrazione e agenda digitale, a rendere la Regione una casa di vetro, come abbiamo avuto modo anche di ascoltare in precedenti sessioni, con l'introduzione di una consultazione pubblica online e di una legge sulla trasparenza totale che consentirà a tutti di accedere via web alle informazioni dell'amministrazione regionale. Tenuto conto di tutto ciò, si chiede alla presente giunta e all'assessore competente di rendere noto l'importo e il dettaglio delle spese contenute sostenute dalla Presidente Catiuscia Marini nella scorsa legislatura e in quella attuale, con riferimento a missioni, spese di rappresentanza, e si richiede inoltre quando l'attuale giunta intende porre in essere quelle misure di trasparenza che ha appunto reso note a tutti noi nel documento 2015-2020. Grazie. Assessore Bartolini, a lei per la replica. Grazie. Allora, io innanzitutto devo fare una precisazione. Sono proprio adesso entrato nel sito internet della Regione Umbria, Amministrazione Trasparente, che sicuramente conoscete anche voi, e sotto la parte organi di indirizzo politico-amministrativo in fondo potete vedere che sono pubblicate dal 2013, cioè da quando è entrata in vigore la normativa sulla trasparenza, il 33 del 2013, sia i rimborsi spese per missioni, sia i rimborsi spese per quanto riguarda le altre attività. Ora quindi, dal 2013 al 2015, se volete vi posso anche leggere, ma lo conoscete sicuramente, quello che c'è ad esempio nel 2015, io ve lo leggo adesso online. Componenti di organizzo politico, rimborsi spese per viaggi, servizi e missioni, periodo gennaio-marzo 2015, Marini Catiuscia 1308, Bracco 1160, Casciari Carla, eccetera, eccetera, c'è tutto. Ora, quello che gli uffici hanno fatto per il momento è stata anche un'ulteriore specificazione del numero delle missioni e del numero di spese di viaggio. Per il momento, che questa è un'attività che va oltre la legge, proprio per un buon rapporto tra giunta e opposizione, allora risulta per il periodo giugno-agosto 2015 le spese a presidente ammontano complessive 2.550 euro, ma questo lo trovate anche sul sito internet. Spese per pernottamenti, la distinta è 1.298 euro, numero 9 pernottamenti. Spese di viaggio 1.013, vitto 8
occasione di vitto 238,22 per un totale di 2.550. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, che anche queste possono essere trovate nella sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti, abbiamo avuto un pranzo offerto alla delegazione della provincia del Gauteng per 1.645 euro e un caffè offerto alla delegazione dello Stato del Paraná per 5 euro, per un totale di 1.650 euro. Per quanto riguarda, diciamo, le attività ulteriori, perché ripeto, tutte queste informazioni sono conformi alla normativa in materia di trasparenza e sono pubblicate, adesso vi ho fatto un esempio. Comunque, come ho già precisato su altre interrogazioni della consigliere Carbonari, è intenzione della Giunta presentare una norma sulla presentare un disegno di legge sulla trasparenza totale, e in quella sede avremo modo di discutere anche di queste cose. Grazie. Consigliere Carbonari per la replica. Sì, mi dichiaro non soddisfatta, fondamentalmente per un paio di motivi. Uno è che la Presidente della Giunta si avvale di uno staff, e il quale staff di solito in diverse occasioni si muove in missione o in varie occasioni istituzionali con la Presidente, e quindi mi riservo poi di presentare un'ulteriore interrogazione a risposta scritta per chiedere appunto l'intero ammontare non soltanto della Presidente ma anche dello staff. Grazie. Bene, chiudiamo allora la sessione dedicata al question time, ci riaggiorniamo qui tra un minuto.